Siamo alla quarta domenica dopo Pasqua ed ecco che la liturgia ci offre in modo quasi automatico, direi perfino ripetitivo, il solito schema mentale. Cosa si legge come prima lettura? Un brano degli Atti degli Apostoli. Cosa si legge per seconda lettura? L'apoteosi dell'Apocalisse. E cosa si legge nel Vangelo? Un senso di unità con Gesù, mi dispiace, ma su tutte queste tre cose, se ti guardi attorno, siamo lontanissimi, lontanissimi. Eppure il male cristianesimo è diventato così. È difficile comportarsi da cristiano perché bisogna pur vivere, tengo famiglia, perché... Ma sì, bei discorsi quelli di Gesù. E intanto attorno a noi l'ingiustizia prevale, dentro di noi anche. Attorno a noi la falsità prevale, dentro di noi anche. Fuori di noi vige ormai un consumismo sfrenato, forse anche dentro di noi. E allora che senso ha una prima lettura? Che senso ha un'apoteosi apocalittica? Che senso ha ripetere nel Vangelo le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono? Dov'è che seguiamo? Nessuno si mette a dire chi è che segue e chi non segue, ma il mondo dovrebbe essere diverso. Dovremmo sapere che sui social non dovrebbero, visto che sono quasi tutti battezzati, moltiplicarsi le falsità, moltiplicarsi le cattiverie, moltiplicarsi le ingiurie. E quella è la cartina al tornasole. Io non posso dire sì, ma uno è giovane, sì, ma uno si lascia andare. No, se sei cristiano non ti puoi lasciare andare. Non puoi. È inutile che ci giri attorno. Non puoi. Puoi riconoscere che ti sei messo la meta forse un po' troppo alta e allora devi dire onestamente: sono un fannullone, sono un fagnano che parla bene, che si emoziona, che in certi momenti dice di aver toccato il cielo col dito, ma che poi in realtà... E forse l'errore è proprio delle letture, così come vengono lette, perché le letture degli Atti degli Apostoli che cosa ci dicono? Beh, ci dicono che all'inizio era tutto perfetto. Non mi piace molto, perché non è vero, basta studiare, era tutto perfetto. Anche la prima lettura di oggi è questa: Paolo e Barnaba arrivano ad Antiochia di Pisidia e entrano nella sinagoga nel giorno di sabato. E tutti sono credenti, per cui c'è un incontro meraviglioso, un po' come le nostre chiese. Poi, il sabato seguente, tutta la gente si è ormai convertita e si radunò, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Ecco quest'enfasi messo sul fatto che va tutto bene. Pensate quanti di noi sono andati all'asilo dalle suore, quanti hanno riportato qualche certezza sacrosanta, che non sia esteriore, rituale, ma che sia morale, che non sia religiosa, ma che sia spirituale. Che cosa abbiamo riportato? Qualcosa di morale? Dovremmo averlo visto davanti ai nostri occhi, realizzato, per portarlo dentro di noi. Molte volte abbiamo ricevuto qualcosa di religioso, qualche devozione, qualche partecipazione una tantum, a qualche momento religioso. Ma come fa a bastarci questo? Anche perché è evidente, guardiamoci attorno. Dov'è che si vede questa enfasi, questo afflato miracoloso che appare dalle scritture, perfino dal Vangelo? Io sono il buon pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Come vedete, anche il Vangelo di Giovanni, che ogni tanto dopo il momento di enfasi passa al momento della distruzione dei cattivi, ormai diventati demoni, diavoli, e così facciamo noi, ci esaltiamo, ci culliamo e poi abbiamo subito l'avversario che è il colpevole, il capro espiatorio, che è colpa sua, per poi rifinire di nuovo come l'Apocalisse. Vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Io non ne posso più di queste cose che non hanno riferimento reale, perché il riferimento reale è la vita di Gesù, è la vita di Gesù, e Gesù
non deve essere trasfigurato come spesso è trasfigurato nel Vangelo, perché il discorso sul buon pastore, fatto da Giovanni, ci dice che lui è in intimità con questi discepoli, con queste persone. Ma noi sappiamo la storia, come è andata a finire. Noi sappiamo che la stessa risurrezione, che sembra così decantata da Gesù in anticipo, non trovò nessuno disponibile ad accoglierla. E come dico sempre, anche l'altra volta, è strano che noi la enfatizziamo, la risurrezione, quando non c'è nessuno nel Vangelo che crede alla risurrezione, perché crede solo dopo aver visto Gesù, solo dopo aver visto Gesù risorto. Poi certo gli Atti degli Apostoli ti raccontano che tutti credono, Paolo anche lui, una parte bella, una parte contro i nemici, tutti da fare fuori, e poi una conclusione di nuovo che enfatizza lo Spirito Santo, che enfatizza la benevolenza che c'è sicuramente in noi, ma non è così. Vogliamo una volta essere sinceri nei confronti della parola di Dio. Il sabato seguente, prima lettura, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando. Il pensiero unico, terribile il pensiero unico. Chiunque dice qualcosa contro, bestemmia. Chiunque dice qualcosa che non ti piace, è preda del maligno. E se fossi tu prede del maligno, perché magari dici anche le cose giuste, ma le vivi? Ma le vivi? Oppure le insegni agli altri? Guardandoti bene dal mettere in pratica, perché trovi tutte le giustificazioni di questo mondo. Ecco allora che Paolo e Barnaba dichiarano con franchezza: ci avete stufato. Oh, per carità, gli Atti degli Apostoli non dicono queste cose, lo dicono con un linguaggio più aulico. Era necessario che fosse annunziato a voi per prima la parola di Dio. Come tutti quanti, anche Paolo, prima, guarda che ho fatto il mio dovere, ho avuto pazienza. Quante volte nella mia vita ho sentito questa frase, per poi affondare il coltello. Quindi, siccome ho avuto pazienza, ho fatto perfino la volontà di Dio, siccome voi la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, li ha già mandati tutti all'inferno, Paolo. Che mandiamo gli altri all'inferno e non pensiamo invece che ci dovremmo andare noi per primi. Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Tieni, ti sta bene? Non vedevo l'ora di tagliare i ponti con voi. E ancora una volta, secondo me, io avrei grandi dubbi, si cita Dio, perché ci ha ordinato il Signore quante volte in seminario, da giovane, da piccolo, e in nome della parola di Dio. Io ti dico che ce l'ha ordinato il Signore, non credo proprio che ce l'abbia ordinato il Signore, non credo proprio. Ma che cosa dice Paolo? Il Signore ci ha ordinato, io ho posto come luce te per le genti, perché tu, Paolo e Barnaba, porti la salvezza fino all'estremità della terra. Torna di nuovo il battito delle mani dei credenti che glorificano la parola di Dio. Posso farvi una domanda a voi che ascoltate? Quanti di voi glorificano la parola di Dio? Mi volete dire come si fa a glorificarla se non la si conosce? Oltretutto, come ho modo di dire troppe volte, è difficile la parola di Dio. Quello che è scritto è sempre la parte in superficie. Bisogna andare nelle profondità per tentare di tirare fuori il meglio di quella parola, che non è quello che è scritto. Prima vi ho citato il comandamento che noi abbiamo cancellato, completamente cancellato, non ti farai immagine. E ci hanno detto fin da piccoli che non ti fare immagini voleva dire non farti sculture, pitture, ma vuol dire soprattutto non immaginare Dio. È chiaro che se dici che lui parla, naturalmente devi usare un linguaggio simbolico, un linguaggio legato all'umanità, perché un linguaggio legato all'umanità è un linguaggio che è comprensibile. E proprio questa è la difficoltà della Bibbia. Che cos'è comprensibile? Tutti la sanno la storia della mela, difatti non c'è scritto, perché sembra comprensibile. La donna cede, il maschio subisce, Dio castiga. Ma non c'è scritto proprio niente di tutto questo, non c'è scritto. C'è scritto che noi vogliamo essere come Dio.
Questo è il vero problema. C'è scritto che basta un serpente qualsiasi per dirci la falsità più grande di questo mondo, che noi subito ci cadiamo, perché vorremmo essere come Dio. Ma perché dovremmo accettare di essere Dio se non lo siamo? Ma perché dovremmo essere ciò che non siamo? Invece siamo ad immagine e somiglianza di Dio, questa bella frase della Bibbia. Siamo un pezzo di Dio, piccolissimo, infinitesimale. Accontentiamoci di essere questo pezzo di Dio infinitesimale. Per cui, come facciamo a dire che è Dio che ci ha detto di abbandonare gli ebrei? Dov'è che c'è scritto che tutti, appena sentono le parole che ha detto Gesù, o le cose che dobbiamo poi mettere in pratica, come perdonare 70 volte 7, qualcuno che sente mi spieghi chi accoglie con gioia questa parola? Chi accoglie con gioia, se ho frodato qualcuno gli do 4 volte tanto? Chi accoglie con gioia, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, quelli che fanno la volontà di Dio? Chi è che accoglie con gioia? È chiaro che nel brano che abbiamo letto sembra che accolga con gioia il fatto che finalmente gli giudei sono ricacciati nel più profondo degli inferi, lasciamo stare l'inferno. Ancora, dice la prima lettura, la parola di Dio si diffondeva per tutta la regione. Ti mancava la Bibbia, che è misogena al 100%, purtroppo anche il Vangelo, per fortuna non Gesù, secondo voi? Non ci doveva essere, come degna conclusione, la leggiamo, la misoginia, l'idea che le donne, in fin dei conti, sono soltanto un qualche cosa che dà fastidio. E prima di leggervi la conclusione della prima lettura, vi leggo alcune cose che noi ci portiamo dietro e che fanno schifo, completamente schifo. La prima è di Aristotele: la donna è un uomo incompleto. San Tommaso, perché i santi non sono meglio. La donna è un errore della natura, nasce da sperma in cattivo stato. Perfino Lutero: gli uomini hanno spalle larghe e fianchi stretti, sono dotati di intelligenza. Le donne hanno spalle strette e fianchi larghi per avere figli e rimanere a casa. Ancora qualcuno, un certo Francisco de Quevedo: le galline depongono le uova e le donne le corna. Un altro santo, San Giovanni Damasceno: la donna è un'asina cocciuta. Un filosofo, Arthur Schopenhauer: la donna è un animale coi capelli lunghi e il pensiero corto. E del resto anche la Bibbia non l'ha scritta Dio, per fortuna. Ma chi l'ha scritta in nome di Dio dice che Yahweh disse alla donna: tuo marito ti dominerà. E naturalmente Allah, secondo Maometto, ha detto che le donne buone sono obbedienti. Ci siamo fatti noi la nostra religione e pretendiamo che questa religione porti frutto come vogliamo noi. E difatti, ecco la conclusione della prima lettura: i giudei sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dal loro territorio. I maschi sono anche indicati, ma in secondo piano. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. Oggi si chiama Konya, una città di 1 milione di abitanti in Turchia, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. E il tempo sta per finire, ma si può essere felici, pieni di gioia, pieni di Spirito Santo, quando si è cacciato gli altri nella certezza che andranno all'inferno? Nella certezza che sono abbandonati da Dio? In questi minuti che ci rimangono ho davanti a me tanti raccontini che potrebbero essere utili per farci capire come non vogliamo capire niente di quello che ci ha insegnato Gesù. Penso a un brano di Eisenhower, che divenne per 2 mandati presidente degli Stati Uniti, oltre ad essere il comandante in capo nella seconda guerra mondiale dell'esercito americano. Nel 1953, essendo presidente della nazione, che spende più di tutti denaro per le armi, riconobbe: ognuna delle armi fabbricate, ogni nave da guerra che inizia la navigazione, ogni proiettile che viene sparato è un furto agli affamati che non hanno cibo e ai nudi che non hanno di che coprirsi. Allora domanda: come fa Eisenhower, chissà quanto prendeva al mese, nel 1953, alla luce del fatto che era finita la seconda guerra mondiale, a dire queste cose vere? Sono vere quello che dice, e allora perché non passiamo all'atto? Perché non andiamo sul concreto? Ora, io sono innamorato di Gesù non tanto per motivi sentimentali, emotivi,
se passasse per la strada sicuramente non andrei a vederlo, perché cosa mi dice il suo fisico? Niente, proprio niente mi direbbe. Ma sono convinto che lui è la persona che è andato a fondo delle cose. E come è andato a fondo delle cose? Rimanendo sul pratico, non posso sopportare nessuno, che sia anche la mia chiesa, se parla in teoria. Non posso sopportare, dobbiamo parlare in pratica, denudandoci, dicendo sempre per prima cosa, non quello che faccio io per vantarmi, ma se avete qualche cosa contro di me, ditelo. Se io parlo a vanvera, per favore, ditelo. Ecco perché Gesù non sarà se non seguito da pochi, perché le religioni, tutte, nessuna escluse, tende di riempire i vuoti concreti, come con riti, con cerimonie, con teorie, nel passato con scomuniche, castighi, uccisioni, impiccagioni. Ma perché dobbiamo riempire la parte vuota, quella dove non c'è concretezza, con questi altri strumenti, mezzi completamente assurdi? Diciamo il bicchiere è non solo mezzo pieno, è limitatissimo. Dentro questo bicchiere tu ci puoi mettere tutti i dogmi che vuoi, i santi che vuoi, ci puoi mettere tutti, ma tu devi mettere te stesso e devi dire quanta acqua di Gesù c'è nella mia vita, quanto tempo do a seguire Gesù, quanto conosco di quello che dovrei conoscere per poter dirmi che sono davvero suo seguace. Tutto questo per dire che quello che ha scritto Giovanni, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, per favore, per grazia di Dio, non sia una frase teorica, ma diventi una frase concreta.